Eccoci qua. Eccoci qua. Oggi siamo qui con un amico speciale perché Enzo Casertano è veramente un amico speciale. Un attore col quale io devo dire la verità, non ho mai avuto il piacere di lavorare, ma ci conosciamo. Lo sai, tu non sai una cosa. Ah, non lo so. Che per poco non abbiamo fatto uno spettacolo insieme. Sì. Tanto oramai è caduto in prescrizione, si può dire. Noi facevamo Caffè Chantant con Geppi Di Stasio. Ah, sì. E tu fosti contattato perché probabilmente, insomma, c'era un personaggio in Caffè Chantant interpretato da una donna. Sì. Che però si era pensato, aveva pensato Geppi di farlo fare a te travestito da donna, visto che insomma questa donna non doveva essere molto piacente. Ora, per carità, tu sei un bell'uomo, ma figurati. Vestito da donna, insomma. Ho fatto queste cose vestito da donna, non è che sono un bell'uomo, nemmeno una bella donna, diciamo. Comunque. Però dai, non mancherà occasione per non lavorare insieme. Non mancherà occasione. Anche perché. Allora, intanto siamo con questo. Vedi? Sì, è il plexiglass come. Quindi per fortuna io oggi ho mangiato aglio, quindi. No, non è vero, sto scherzando. Allora, Enzo è veramente, non lo dico per piacere, ma è veramente un grande artista, un attore che tra l'altro insomma si barcamena pure con la musica, perché ultimamente, adesso sarebbe inutile fare l'elenco del suo curriculum, sarebbe chi lo mette. No, basta che andate su Google, Enzo Casertano, esatto, e vedete. Ecco, perché. Quindi andate a vedere per chi magari non lo conosce ed è curioso, ma insomma Enzo sta facendo tante cose e ultimamente tu stai facendo anche una cosa dedicata a un tuo grande conterraneo. Eh beh, sì, Musicanti e musical su Pino Daniele, esatto. con la band dal vivo, l'ultima band di Pino Daniele, ed è stato un grande successo. Abbiamo fatto il Teatro Olimpico l'anno scorso, e anche Palapartenope a Napoli, e dovevamo continuare, purtroppo dovevamo tornare all'Olimpico il 12 marzo e poi abbiamo chiuso perché c'eravamo tutta la tournée, che speriamo di riprendere presto, però sai, con queste restrizioni. Però vabbè. Tu potresti anche adesso accennarmi una cosa, anzi voglio prima dire una cosa, voglio dire un'altra cosa. Io sono orgoglioso di ospitare un altro napoletano, perché chi mi conosce sa che frequento molti artisti napoletani, ho avuto già Geppi Di Stasio, Enzo Carramone, e quindi c'è un'altra, veramente un'altra maschera napoletana fenomenale come Enzo. Ah, ti ringrazio. Io dico sempre, con te non è mai capitato, però io dico sempre che se non fossi nato a Roma volevo nascere a Napoli. Sì, però guarda quanto posso amare questa. Io vivo da 20 anni a Roma. Città. Da 20 anni a Roma, però siamo molto simili come caratteri. Ma probabilmente è quello. Perché che ci prendiamo, porta. A parte il calcio, forse, che ci divide, perché le tifoserie. Questa è una cosa, diciamo, io sono da Lazio, quindi. Però tra Roma, Napoli, eccetera, anche con la Lazio, però per il resto sento una vicinanza proprio di carattere, anche culturalmente siamo molto vicini. E beh, sono due città solari, tant'è vero che sì, la famosa autostrada del sole che ci univa portava poi, quando c'erano le varie partite, il derby del sole. Va bene, comunque senti, un piccolo accenno di questa meravigliosa canzone di Pino Daniele, che io tra l'altro non ho avuto il piacere di vedere lo spettacolo e verrò a rivederlo appena. Sì, speriamo di tornare a Roma presto. Non so se c'era questa canzone. Sì, la cantava mio amico Francesco Viglietti, bravissimo. Quando piove. E ti sento quando scende scala e corso senza guardare, e ti vega tutte guarda, a rarenda mi affatica, a buon un rire più, e lontana se ne va, tutta vita così, e ta stima per un grande Enzo. Bellissimo. Quindi, quando poi fai certi spettacoli non puoi non essere anche comunque un cantante, perché poi questa a volte si dice ma guarda, non sono un cantante, non sono. Le forme di spettacolo, di arte, sono soprattutto quello che tu tiri fuori dal cuore, poi senza. Sì, ma guarda, ci sono attori che non cantano, però comunque per recitare una sonorità la devi avere, perché le note del compagno che ti dice la battuta tu comunque devi intonarti, devi avere, e la quindi musicalità, la musicalità giusta. Io un po' suono la chitarra, un po' però un po' canto, un po' ballo, poi sei visto pure come ballo. Ti ho visto una volta al Manzoni, sì. Che interpretavi anche lì, interpretavi una cosa comica. Una cosa comica, però a un certo punto c'era questa cosa dove tu addirittura ballavi, e lì difatti io penso ti ho scoperto proprio quella sera lì.
e sono rimasto colpito, ripeto, quindi io mi auguro che in futuro ci sia una possibilità magari di fare qualcosa insieme. Sì. Senti, tu hai fatto tanti film anche, insomma, sì. Infatti adesso qualcuno più attento ti avrà riconosciuto. Sì, film, fiction, alcuni... pubblicità. Esatto, e bravo, bravo anche pubblicità. Senti, tu il provino lo soffri? Sì, io diciamo che tutte le cose che sono abbastanza fredde le soffro, perché io do il meglio di me stesso quando mi carico, perché c'è un pubblico, perché c'è un... Quindi la cosa fredda di caricarti per fare un provino davanti a una camera e davanti ad una persona è molto difficile. Beh, questo mi rincuora difficile. Perché detto da una persona brava con te, mi rincuora, perché io per esempio sono uno che proprio il provino lo soffro tantissimo. Cioè, se uno dice adesso fammi vedere che cosa sai fare così a freddo, beh, è una cosa un po' che soffro. Non lo sai che c'è, ci vuole molta concentrazione, devi essere molto concentrato, non farti comunque, perché noi siamo sempre sottoposti al giudizio. Esatto. sempre. Però quello lo posso anche capire, io faccio uno spettacolo, uno viene e mi giudica, però ecco, lì c'è tutta una preparazione. Senti, però visto che insomma poi la tua parte comica, oltre che essere, sì, ne parlavamo prima, insomma, un bravo attore comico comunque deve essere un bravo attore, insomma, perché poi anche questa cosa di dividere in comici, insomma, o si è attori o non si è attori. Sì. Senti, e proprio invece a livello di provini, ti è capitato mai qualcosa di comico, di strano successo in un provino? Oppure per esempio c'è stato un provino dove tu sei andato via convinto che fosse andato male, invece poi... Sì, guarda, varie volte. Quando feci un provino per la squadra, mi ricordo che era una fiction che facevano a Re3, io feci un provino di questo, stavo talmente carico in quell'occasione là, feci un provino con questa attrice... Che doveva, diciamo, farmi da spalla, feci una cosa talmente violenta che mi venne, questa signora si mise a piangere, perché io devo fare solo delinquente che entrava in casa, ma era il provino. Bellissimo. In una stanza. Un po' ero contento, orgoglioso, di ammazzo. C'è la verità, cioè, è la verità. Ci ha creduto. Però dall'altra è una cosa divertente, dice, ma come questa... E poi, vabbè, l'altra domanda che mi hai fatto capita molte volte, che tu pensi, ma pure a teatro, dici, stasera ho fatto proprio una chiavica come ci mandavano, e invece è la sera che prendi più complimenti, oppure il provino dici, ma sai, non so, c'è quella sensazione, potevo fare qualcosa di meglio, e invece poi va bene, perché il fatto che ti dicevo prima, il casting è una cosa, devono riuscire a capire le potenzialità. Esatto. Perché tu magari dici, sì, però questo se gli dico due o tre cose, il regista capisce che c'hai qualcosa da dare. Perché quella è la bravura anche di chi fa i casting, di riuscire anche a volte a capire che magari l'artista, l'attore in quel frangente, magari capisci che soffre quella situazione, ma hai capito che ha qualcosa dentro che può tirare fuori. Sì, è quello. Senti, dovrebbe anche a teatro. Un'altra cosa, proprio perché mi vengono proprio così, ma tu ti diverti più sul set? Ti sto a fare una domanda stupida, ma va fatta, perché comunque ci sono tanti amici che non fanno il nostro lavoro. Tu ti diverti più sul set o sul palcoscenico di un teatro? No, vabbè, questa domanda è una domanda stupida, proprio. Allora, il set, il cinema, io dico sempre che è un lavoro molto più noioso. Sono delle attese. Ho fatto poche cose, quando molti non sanno che il cambio di scena può durare anche, cioè, il cambiare la posizione, sì, location, luci, mamma mia, dura due, stai lì, passi, sì, e lì come dicevamo, per il casting c'è una grande concentrazione. Il teatro è più caldo, cioè più calore, poi il personaggio tu lo porti in 2 ore dall'inizio alla fine, invece nel cinema tu puoi capitare il primo giorno di set, già l'ho detto in un'altra intervista, che fai l'ultima scena del film. Esatto. Cioè devi avere una forza di trovare delle emozioni che riguardano quella scena. Cioè non riesci a caricare, nel teatro tu, raccontando la storia, vai avanti, ci arrivi a quel punto. Invece tu ti puoi ritrovare e invece di botto tu devi fare la scena triste, la scena allegra, e quindi ci vuole grande concentrazione, anche perché c'è grande confusione sul set. C'era, adesso non si sa, è un po'. Guarda, meno visto perché... Allora che parliamo di set, allora abbino due cose. Allora, uno il primo film che mio padre mi portò a vedere al cinema e che mi ha fatto innamorare comunque fu Operazione San Gennaro. Bellissimo. E c'è una scena dove a un certo punto si sente "Chisteo paese do sole" e piove. Sì, ed è quello che sta per accadere qui, perché adesso io lo dico, insomma, io sto registrando tutte queste
chiamiamo le puntate con amici con questo scapicchio tour by car dove tutto a braccio, confermi proprio sì, come viene buona la prima. E quindi magari questo filmato sicuramente lo vedrete magari un po' più in là, quando ancora, cioè vi accorgerete magari quel giorno che lo vedete, cioè, ma come hanno fatto col sole che c'è oggi? È registrato, quindi. Detto questo, allora io vorrei chiudere questo simpaticissimo incontro, come insomma sto avendo con tutti i miei amici, perché ci tengo anche a precisare questo, sono tutti incontri con persone che stimo, che reputo amiche e poi che sono dei grandi artisti. E allora con te voglio fare questo, chiudere con questa cosa qui che... Sì. T'accompagno vig vig, sulla te casina mia, e da porta poi al quartiere, rato solo non sapere, ma sapere un turista, e sarà per le finestre, capisci com'è bella la città e pur da Genève, com'è bella, la città è pur da Genève, com'è bella, la città è pur da Genève. Che sono musicante, mi sento fortunata, canta e sono e canta che sta bella serenata, e perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma vedete com'è bella la città e pur la cenella, e com'è bella, com'è bella la città e pur la cenella, e com'è bella, com'è bella la città. Non vedo l'ora di tornarci a Napoli, bello, tra poco ci devo tornare. Veramente ci manca tanto tempo, perché noi stiamo registrando questa puntata in una giornata e da poco ho finito tutto quanto quello che ci ha tenuto bloccato. Sì, senti, Enzo, quindi ancora le regioni non sono aperte, non in, sono questo, aperte in questo quindi momento. Quando quindi... noi abbiamo registrato ancora non sono aperte. Senti Enzo, in bocca al lupo. Grazie, credo. Meriti le cose più belle, perché sei una persona bella e credetemi, oltre ad essere bravo è una bella persona. E io... Anche Sandro, anche se fa il burbero ogni tanto, però diciamo che io è proprio una brava persona. Porto la nomina ad essere uno che... sì. Sono un po' rugantino io. C'è ragione. Però spero che insomma... Di solito dicono che c'è un brutto carattere, chi c'è un brutto carattere ha un carattere. Ha un carattere, vabbè, è però importante. Non voglio finire parlando di me, ma voglio rifare ancora l'in bocca al lupo ad Enzo, speriamo di vederci presto magari su un palco e senza questa cosa in mezzo. Ma sicuramente, okay. Seguite Sandro, mettete like e seguite il canale e ci vediamo presto. Un bacio ragazzi! Grazie Enzo.